Cari amici, allora nell'ultimo spazio del nostro programma contenitore parliamo di sport, di sani valori dello sport con un bel torneo e parliamo anche di solidarietà e di assistenza agli ammalati lo facciamo con due ospiti che abbiamo il piacere di ospitare abbiamo Francesco Croccoli che è responsabile della sezione calcio dell'ASI che è un ente di promozione sportiva buonasera. grazie per essere con noi e poi saluto uh, un'amica di Studio 100 Maria Letizia Zavattaprete che è delegata ANT di Taranto buonasera, bentornata buonasera, buonasera. l'associazione nazionale tumori si occupa di assistenza domiciliare agli ammalati oncologici quindi una vera e propria istituzione in Italia a Taranto con grande dinamismo da sempre eh, svolge questa opera davvero eh, meritoria con eh, tanti volontari, tanti specialisti, professionisti che possono eh, mettere, vogliono mettere il loro tempo a disposizione per queste persone. Ma ne parleremo. Parliamo dell'evento innanzitutto e allora siamo al quarto torneo Ant Premio Uh, Carlo Di Santo. Carlo Di Santo è stato non solo un mio amico personale carissimo, ma anche una, un collega giornalista. Si è occupato molto di sport ed è poi una persona davvero squisita, uh, lasciatemelo dire. Alla sua memoria è dedicato questo torneo, che vede insieme tantissime squadre, è vero? Eh, tantissime società. Sono. 32 società di Taranto e Provincia, quindi società sempre di calcio giovanile, praticamente quasi tutte quelle di Taranto e moltissime della, della Provincia, ne mancano ancora altre, però ci riproponiamo l'anno prossimo di aumentare ancora di più. Beh, 32 sono già... Un società, bella... 32 società che è tradotto in squadre, perché poi ogni società ha un certo numero di, di squadre, di categorie, tradotte in squadre vere e proprie saranno 110-120 squadre. Per un totale di 1500-1600 bambini che andranno campo. nel campo Adesso. quei giorni, ah, mamma mia, è, la... una, è, una, è una festa bellissima. Senta, una... che età hanno questi bambini? Allora, cioè... A partire dai, da, 5, da 5 anni, quindi sono una categoria che è 2007-2008, quindi sono piccoli amici, partono 5-6 anni a finire a 12 anni. Ah, insomma, quindi quindi c è, c è un... ci sono diverse categorie? Senta, eh... Per mettere insieme questa, questo meccanismo che mi sembra abbastanza complicato, certo. ci sarà voluto del tempo, uh, ma io ritengo che il giusto premio sia quello di giocare allo Iacovone, eh no? certo. il tempio del calcio tarantino. Certo, certo, è, certo. è, è un sogno per molti ragazzi, no? infatti tutti oramai questa manifestazione, questo è il quarto anno per l'ANTE. Ma noi negli anni addietro l'abbiamo fatta da, da quasi 20 anni a questa parte. Lo, prima lo facevamo per l'Aias, che era l'associazione la, italiana Assistente a spastici del Cavalier De Vito. E poi eh, non c'è più l'Aias, e adesso l'abbiamo cominciato la collaborazione con l'Ant. Eh, spero che duri. E spero che duri almeno per <ride> 15 anni, anche con l'Ant. Spero e, e quindi la gioia dei ragazzi, oramai è diventata una festa di fine scuola calcio. Sai che come si fanno i saggi per, per le scuole di danza è la stessa cosa eh, e sì. tutti aspettano e co cominciano a chiamarmi da marzo ah. le scuole calcio perché dice signor Troccoli ma quest'anno lo facciamo la manifestazione di Agauna eh. perché è diventato un, un appuntamento fisso bellissimo, ecco, bellissimo. Per, per quanto riguarda invece eh, l'Ant eh, c'è da eh, sottolineare che molto spesso non soltanto si dedica a quelle attività che ho già enunciato, ma si apre al territorio e accoglie anche la generosità del territorio con uh, numerose iniziative, non escluse quelle di carattere sportivo. È bello vedere anche i bambini con le loro famiglie vicini all'Ant. È bellissimo, ed è sempre un'emozione perché. Per me, che, scusa ma è così, io sono molto schietta, non amo molto il calcio, certo. devo dirvi la verità. A volte quando mi trovo con un paziente a seguire una partita lui si diverte per la mia ignoranza, questo è vero. <ride> Però io tengo il mio scopo insomma di, di farlo divertire. E invece sono andata allo stadio anche per me per la prima volta lui ho Covone, mentre invece il professor Alberto Prete era un affezionato del Taranto e da cosa straordinaria è vedere questi bambini che giocano, cadono e si rialzano subito e come corrono, io non riesco a seguire tanto sono veloci è, è l'entusiasmo delle nonne e dei nonni quando i nipotini riescono a realizzare una rete a differenza dei grandi celli che, che eh. appena che litigano, li toccano che gridano eh sì, eh, eh, noi stiamo cercando anche di um, recuperare anche una foto di Carlo Di Santo, mi piacerebbe farlo vedere questo caro amico. Eh, volevo dirvi questo, ecco, innanzitutto ecco, le simulazioni non ci sono qui, no? Beh, questo io, è bello, cadono, eh, allora. piangono e sì. si rialzano. Questo e non piace. solo, i mister adesso lo sanno, lo sanno, perché sanno, se cadono e stanno a terra, <ride> vanno vicino e dicono, beh allora esci che, che gioca un altro. No, eh. up, si alza in cioè, certamente. Eh. <ride> Ecco, io questo volevo chiedervi eh, il calcio giovanile è una bellissima esperienza, o meglio, lo sport giovanile certo, è bellissimo, certo. uh, basket, sport. volley, sì, nuove, sì, certo. sì. il calcio, però, è inquinato da alcuni elementi. No? Molta violenza, uh, poco rispetto dell'avversario, sì. sia in campo che sugli spalti. E volevo chiedervi: fate anche un'educazione? alle famiglie, ai genitori, perché ogni tanto si sentono qualche genitore scostumato, maleducato, ehm, inveire contro l'arbitro, contro un giocatore, un giocatore, un bambino di una squadra avversaria, eh, magari insultandolo, dicendo sei scarso, per dire la cosa più, più, più meno grave, eh, oppure... Eh, incitare eccessivamente, caricare eccessivamente il proprio figlio, i componenti della squadra del proprio figlio, fate anche un'educazione certo, ai genitori. Certo, certo, ci fanno un'educazione ai genitori, però eh, i genitori sono la, la parte peggiore del calcio giovanile, sono proprio la parte peggiore. E nonostante gli sforzi a cercare di dirgli di stare tranquilli, di non, inter, di non interferire con l'allenatore, di, di, di stare calmi, non ci si riesce, non c'è niente da fare. Se invece... Sono... Eh, ecco, stavo dicendo... Cioè, non ci si riesce, noi cerchiamo in tutti i modi di spiegarli, di farli capire, però è, è... sono il, il, il male del, del, del calcio giovanile, i genitori sono. Dov dovrebbero, ci dovrebbero, lasci dovrebbero lasciare i bambini ed andarsene. Così sarebbe non la cosa migliore. Questa. Ecco, ehm, eh, concorda so. naturalmente, no? Però, Prego sì, sì, dottoressa, Lucia. Sì. Concordo senza ombra di dubbio, ma non è soltanto un male nello sport. A volte i genitori vedono realizzare un sogno che loro non hanno realizzato e si accaniscono eh, in maniera completamente sbagliata perché poi questi bambini magari si esaltano nel corso degli anni. Certo, nel corso degli certo, anni. Certo. Ecco perché mi piacciono i bambini piccoli, perché ancora questo loro non ce l'hanno, giocano per il gusto di giocare. Ma molto influisce anche la televisione, moltissimo influisce, e grazie, moltissimo, lo devi perché con lui, vedi vedi i bambini, vedi ba piccolini certamente. Certamente, piccolini, piccolini, piccolini altrimenti. Piccolini, piccolini che fanno il gol, ma bambini piccoli fanno un gol e li vedi che fanno a chi l'Areoplanino, a chi... <ride> e quindi quello non è che gli insegnano la scuola calcio o gli insegnano i genitori, eh sì, sì. lo vedono sì. in televisione. Eh, tutto molto plateale poi, ma l'importante è ecco, che magari un tipo di esultanza vabbè quella si può anche tollerare e dire no, vabbè è, si gi è giusto è giusto ma al rispetto degli avversari dare la mano ai regole non insultare non usare parolacce certo, certo. non bestemmiare insomma cose che Dovrebbero nobilitare lo sport. No? Eh, no. Noi diciamo spesso la box, ah quanto è violento quello sport, ma io vedo che. oppure il reggae, no? Quanto è violento. Non è Questi invece si rispettano da certo. morire. E c'è il, il terzo, terzo tempo. E addirittura il terzo tempo alla fine si saluta l'avversario, tutta la squadra. E bevono avversario. e mangiano insieme al terzo tempo. E questo, allora, detto questo, parliamo un po' di Ant e ricordiamo, dottoressa, eh, queste vostre attività nel territorio di Taranto e provincia siete molto attivi, potete contare su alcune persone ah, sì. davvero in gamba. Allora, io ancora non ho incontrato persone che non ci stimino, non ci apprezzino e questo per noi è la forza che ci dà, da, ci danno la forza per andare avanti. Certo, noi ehm, vorremmo fare sempre di più perché purtroppo i nostri pazienti aumentano. Non vanno mai in vacanza, nel senso che sono sofferenti anche a Natale e Pasqua, il sabato e la domenica. E di tutto questo, dell'avvenimento dell che ha fatto Franco e di quelli che si, si susseguono perché ce ne sono altri, quello che mi piace è lo scopo. A volte noi um, c'è chi ci organizza tornei di burraco, delle partite a tennis, delle partite in pallacanestro, uh, beach volley, tanti di questi sport. Ma quello che mi piace è lo scopo, cioè lo, lo sport, non fine a se stesso né per divertirti e basta, ma nel divertimento trovare spazio per chi soffre. Ma scusate, questa è la maniera migliore per poterci aiutare, è la maniera più bella. Ma chi ve l'ha detto che l'ANT piange in continuazione, che essere un volontario all'ANT debba essere eh, un pianto continuo? Ma noi siamo sorridenti. Assolutamente. Siamo lo posso sorridenti confermare. e sorridiamo perché siamo consapevoli che quello che facciamo, che credetemi, è tantissimo ma è ancora molto poco rispetto a quello che sono le necessità, ma noi siamo orgogliosi, siamo, ci sentiamo dei privilegiati perché il nostro molto, diciamo noi, sarebbe niente senza il poco di tanti, ma non è una frase fatta, è una realtà. Ora dobbiamo provare a muoverci perché, caro Franco e caro Caputo, succede che d'estate... Si dorme un pochino, ma non perché si dorme perché fa caldo, si dorme perché si va in vacanza, perché eh, ci si vuole, come si dice, si usa dire staccare la spina. Si usa dire così adesso, interessa staccare la spina. Ecco, eh, noi la spina non la stacchiamo perché eh, no, non la stacchiamo. Noi anzi vogliamo essere anche eh, super attivi. Quindi, chiunque vuole aiutarci con delle manifestazioni, giocando, ma divertendovi, cioè non è che dovete fare una cosa piagnucolose, belle, divertenti, la gente deve venire perché si deve divertire, magari deve venire per mangiare una frisella, dice ma le friselle le mangiano anche a casa, ma è diverso mangiare la frisella dell'altro. È vero, è vero e allora tante squadre abbiamo detto 32 per la precisione e poi eh, e, insomma sono i, i giovanissimi diciamo da, da 5, oddio giovanissimi, e ho voluto usare un termine della lingua italiana, non del gergo calcistico Perché lì ci sono pulcini piccoli e gli amici, giovani, I piccoli eh, amici belli. sono i piccolini no, Piccoli amici, pulcini, I piccoli amici Piccoli amici E eh, leggevo anche che ci sono due rappresentative Anche certo. che si sfideranno sì. Ci sì. dice sì. anche questo aspetto? Lunedì 9 eh, Questo è il secondo anno che facciamo questa, questa partita tra... Ma tu sei dei nostri o no? Stavolta? No, stavolta sono d'accordo. Oh, parte buon <ride> Essendo, essendo un, un tesserato del Taranto, io sono il segretario del Taranto. Ah. Mm. Essendo un tesserato del Taranto, l'anno scorso ho giocato con Lante, quest'anno giocato con Taranto. C'è questa partita fatta tra dirigenti e tecnici del Taranto contro i volontari, i dottori, gli operatori. Ante. operatori Ante. Ci sono due medici, ci sono certo. degli amici dell'ante. C'è una sono partita anche in quell'occasione, l'obiettivo è cercare di, di, intanto di farsi, di farsi conoscere, di farsi eh. notare, di farsi vedere. Certo. Prima. E poi cercare di raccogliere. Anche ecco, per, per avere quel, quel quarto d'ora, quella mezz'ora certo. di, di svago, di svago piacevole. Certo, Ma certo. l'hanno preso sul serio, si stanno certo. allenando. Si stanno allenando. No, sì, non, sì. non pensate di avere una squadretta. Sì, sì. Eh. È vero, è vero. No. 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 E poi ci sono dei tecnici di valore, vedo certo. Domenico Vitti, insomma, Giuseppe Mostrarelli, Gianfranco Le volete mettere? No, no? no eh, noi abbiamo, abbiamo. Quella, que Scusami, eh, e... la partita nostra fatta di E non, tra... non è che li metti troppo forti, no, no. Sono, siamo tutti. La partita fatta il lunedì uh -huh. è fatta tra i dirigenti e i tecnici del, del, eh. del Taranto contro l'Ambito. L'Operatore. Sì. certo e lì non abbiamo dei... La se... Quando la facevamo fare il lunedì scorso c'era Papagni che doveva allenare eh. l'Ant la... e adesso vedremo se sarà tardi, se sarà disponibile. E dall'altra parte era Rocco Gaetani che è un, eh, un collaboratore della segreteria eh. che doveva fare l'allenatore nostro del Taranto. Eh. Uh -huh. E adesso non sappiamo Papagni. Invece la, la, la partita poi fatta che è il premio Carlo Di Santo, sì. che si farà domenica sera. Domenica, quindi quella, è, un, quella, è, una, sì, quella è una partita. Eh, è eh, una partita di calcio fatta con eh, ragazzi del 95-96 che l'anno prossimo saranno gli under per le società. Che, insomma, fanno calcio, quindi è una vetrina per questi ragazzi e lì abbiamo dei tecnici importanti. C'è Domenico Vitti da una parte per il Taranto, perché è una rappresentativa di Taranto, sì. è una rappresentativa di, eh... della, provincia. Della, provincia. della provincia, sempre ragazzi. E lì c'è Pastorelli, il mister Pastorelli con Gianfranco degli Schiavi. Un'ultima cosa su quella partita: sì. il... saranno premiati due ragazzi come ogni anno, uno da una parte e uno dall'altra. Chi Farà da supervisore a questa e Giacomo Pettinicchio, un nostro eh beh, so. mister affezionato. Il tecnico del Grottaglie, già allenatore del Taranto. So. Insomma, volevo, ex calciatore. Volevo invitare alla partita dell'Ant. Allora, eh, noi dell'Ant, no, i volontari dell'Ant, i rappresentanti dell indosseranno la, maglietta, la maglietta del Se 6 di Taranto, Se ah. 6, 6, 6 con l'Ant. Ed è una cosa bellissima perché vedete anche questo, eh, sono un gruppo di ragazzi che con niente ci hanno chiesto di organizzare questa cosa per l'ante. Questa cosa, tra le virgolette ma molto sottolineata, è stata una cosa stupenda. Io li ho accettati subito perché l'entusiasmo nel propormi questa cosa, la spontaneità, la sincerità è stato veramente molto bello. E queste magliette quindi le indosseremo perché ci è piaciuto e continuiamo a farlo. Venite numerosi allo stadio, dovete fare il tifo per l'Ante. A dovete, proposito, una curiosità: si paga un biglietto? No, non eh, si paga. E un come biglietto. facciamo a contribuire una donazione allora, volontaria? Allora, noi staremo all'ingresso e offriremo delle magliette ancora, delle magliette di Se sei di Taranto, Sei con l'Ante. Speriamo di, di darle proprio tutte tutte. Nel caso riuscissimo a darle proprio tutte, poi ci sono i nostri cilindri, le nostre volontarie girerebbero un eh poco sì, per offrire anche un centesimo. Ma se venite in. quanti ne contiene no. lo stadio? <ride> Me, fai metà. Diciamo 4.000. Vabbè, se, anche in 2.000 però, però, ragazzi. C'è da dire che il giorno de, faremo il primo giorno, faremo l'inaugurazione come le Olimpiadi c'è cioè una sfilata in cui in quel giorno quel pomeriggio che è martedì Il dopo. ci saranno allo stadio mh, 1500 ragazzi e la ah, tribuna c'è un problema al microfono un attimo soltanto eh, facciamo un sì, primo piano non ho mica toccato è adesso io. Uh, sì sì sì, magari con gli occhiali ci sarà stato qualche piccolo problema. Ecco quindi ah, avete compreso vedere. nessun biglietto d'ingresso, solo delle donazioni spontanee di sì, lavorare assolutamente Basso certo. Stavo dicendo, eh, stavo dicendo che eh, la, le squadre eh, quando faremo l'inaugurazione ci sono quel giorno ci saranno dentro il campo. Intorno ai 1500 ragazzi, 1300-1400, e l'anno scorso la tribuna era completamente piena, era esaurita la tribuna, tutta la tribuna. Quest'anno penso che non ci basterà solo la tribuna che perché bello. sono aumentate le persone, ah, insomma, sono aumentate le squadre. Sembrava una partita del Taranto, sembrava una partita del Taranto e, e l'altra cosa importante che dobbiamo dire è che tutte le società che partecipano, l'unico obbligo che hanno, hanno un unico obbligo di raccogliere spontaneamente nelle loro società un contributo che versano direttamente all'ANT con un bollettino, con, eh, eh, insomma, versano direttamente all'ANT col conto corrente sì. e poi l'ANT riceve. E, Ovviamente e, mandiamo i ringraziamenti dopo averlo ricevuto. Questo è l'unico obbligo voi. che hanno per partecipare certo. a questa manifestazione. Eh sì. Insomma, io voglio ricordare sempre che c'è anche la possibilità con uh, la 5 per 1000 di aiutare sì, l'Ant e eh, li ringraziamo tanti con il codice fiscale basta quella e certo. una firma, è importante non certo. costa nulla, non no. costa assolutamente nulla assolutamente. in sede di dichiarazione eccoci, dei redditi eccoci, passa l'immagine che è bellissima dove tra l'altro c'è il ritratto di una gioconda che ha fatto molto discutere e però il significato è molto bello perché la malattia diciamo, non diminuisce il valore della vita la cambia ma non cambia il valore della vita ovviamente e non muta neanche la bellezza direi è questa bellissima. è un'opera d'arte la gioconda di eh, vabbè ma non lo dite a me perché ogni cosa dell'anti lo trovo sempre bella <ride> e poi eh, diciamo anche gli effetti di una chemioterapia di una sì, radioterapia certo. eh, ecco lottare non arrendersi mai non arrendersi. sappiamo che è difficile non siamo degli stupidi ci mancherebbe altro sappiamo che è difficile ma se perdiamo la speranza e la voglia di fare e quel conforto che viene portato agli ammalati e alle loro famiglie è, quello. è una cosa straordinaria è quello. Vedete, prima hai detto che noi facciamo assistenza domiciliare ma anche tu come me facciamo lo stesso errore mi dimentico di aggiungere assistenza gratuita lo, ed è fondamentale invece io lo do per scontato perché secondo me dovrebbe essere un diritto sacrosanto quello di essere curati in maniera completamente è gratuita è gratuita e li assistiamo con medici. 10 infermieri ovviamente eh, retribuiti dall'ante, assunti con un contratto libero professionale e poi c'è uno stuolo di volontari che praticamente si prendono cura del paziente così come fa. Eh, come fanno i nostri sanitari? Nello stesso modo lo sta facendo Franco Trotcolo, che lui pensa di giocare, ma non è quello, lui si sta prendendo cura dei nostri pazienti perché è questo il valore dell'Anti: il prendersi cura di chi soffre attraverso varie formule. E poi non vi dimenticate che abbiamo anche i Ministri della Consolazione, unica associazione in tutta Italia che. Ai ministri della Consolazione, che ovviamente vanno a casa dai pazienti per rendersi servi, perché ministro vuol dire servo. Bene, e allora, che serve? Pensate, pensate eh, a tutto beh. questo perché è importante. Eh, non, non aggiungo altro perché bisogna eh, mettere in evidenza anche il, il valore. Del, del donarsi, del dono senza chiedere a nulla in casa, soprattutto certo. nei momenti di difficoltà e poi, come dire, non in maniera sporadica. Eh, prima abbiamo avuto anche degli altri ospiti che mi dicevano: Ah, a Natale quanta solidarietà riceviamo, poi. Nulla più. Le Forse modi, siamo no? riusciti a trovare una foto di Carlo Di Santo. Chissà se io non riesco a vedere Sì, è lui, Possiamo mandarla in onda? Ecco, sì. I ragazzi N giocano lo non stanno. è eccezionale, ci scusiamo, un po' sgranata, però insomma un po' l'abbiamo uh, voluto ricordare il caro uh, Carlo, davvero un grande persona. E, e con questa immagine concludiamo questo spazio. Uh, seguite le partite, mi raccomando e soprattutto sostenete l'Ant perché lo merita a pieno e sostenete anche questi ragazzini, fate il tifo in maniera pulita, semplice, bello, bello, Ora, senza uh, invettive, senza niente di tutto ciò che purtroppo rovina uno sport molto bello come il calcio, uno sport di gruppo. E allora grazie. Complimenti per quello che fate, Grazie. ognuno per il proprio ambito Grazie. e salutateci tutti i ragazzi delle scuole calcio, naturalmente i più piccolini e, e ci saluti naturalmente tutti i volontari dell'ANSA dell e altro. ovviamente medici, personale sanitario, tutti coloro i quali insomma, dan, entrano nelle case con discrezione ma svolgono un ruolo gratuito, meraviglioso, con questa nota positiva. E direi d'eccellenza concludiamo la puntata odierna. Cari amici, se lo desiderate saremo con voi anche domani, sempre alle 15.30. Continuate a seguirci anche sulla nostra pagina.